Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di Stasera Colla. Stasera giovedì 6 marzo, ancora freddo. Allora, apriamo questa trasmissione stasera con un documento che è già stato fatto pervenire nelle mani del Comune di Caltagirone, quindi del Sindaco, dell'Ordine dei Revisori dei Conti, dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caltagirone, quindi i tre che gestiscono il dissesto, la Prefettura di Catania e la Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali di Palermo. Allora, praticamente, se la regia mi aiuta con delle immagini, e il Ministero degli Interni, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, l'Ufficio dei Trasferimenti Ordinari degli Enti Locali e il Risanamento degli Enti Locali, quindi dei comuni dissestati. Il comune, l'oggetto, Comune di Caltagirone, ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012-2013, rilievi e richieste istruttorie. È un documento molto tecnico, dove nella sostanza, questo documento dice nel preambolo, che da una disamina della documentazione pervenuta, che dovrà essere integrata come di seguito precisato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, realizzata mediante l'attivazione delle entrate proprie ai sensi del comma 2 dell'articolo 259 del testo unico degli enti locali, risulta carente di un'effettiva riduzione delle spese correnti. Adesso si entra proprio nel tecnico e ci sono la bellezza di ben 17 punti che vengono rilevate dal Ministero degli Interni e certifica che il bilancio che doveva essere riequilibrato 2012-2013 in effetti è squilibrato, ed è squilibrato di parecchio per tante cose, per tante osservazioni. Le entrate e spese, e quindi cosa chiede il Ministero degli Interni, l'ufficio? Le entrate e spese a carattere non ricorrente, l'equilibrio di bilancio per la definizione, quindi le entrate e le spese con vincolo di destinazione, l'attribuzione di entrata da federalismo fiscale e altri contributi, le entrate tributarie, il contributo di allineamento alla media nazionale, il fondo per il risanamento, l'equilibrio finanziario 2014-2015, il recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria, i proventi e le sanzioni del codice della strada, i servizi a domanda individuale, il servizio idrico integrato, l'organismo partecipante, il fondo di riserva, le verifiche equilibrio dei fondi a gestione vincolata, fondo svalutazione crediti, beni patrimoniali, oneri per gli amministratori. E quindi il Ministero fa richiesta che è necessario acquisire in copia conforme all'originale i seguenti allegati al bilancio. L'ipotesi di bilancio anno 2012-2013 devono essere inviate anche in formato analitico, eccetera, eccetera. Verbale di chiusura o preconsuntivo del 2012 e 2013, il rendiconto della gestione anno 2011, certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturale deficitario negli anni 2012-2013, risultante dei rendiconti o conti consolidati dell'esercizio 2011, risultati differenziati degli anni 2014-2015, prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevati ai fini del patto di stabilità dell'intero 2013-2015, programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 128, delibera della Giunta Comunale di destinazione da parte vincolata dei proventi per sanzione del codice della strada del 2012 e 2013, e poi tutta una sfila ancora di documenti: il prospetto delle spese finanziarie, il regolamento dell'IMU, il programma triennale del fabbisogno del personale, la delibera di determinazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259. Gli atti deliberativi relativi alla rideterminazione della pianta organica e del fabbisogno triennale del personale, il modello F
deve essere prodotto in originale con sottoscrizione in calce alla dichiarazione delle veridicità ed esattezza, nonché alla fine del modello stesso. Il modello F deve essere prodotto anche in formato telematico. Il modello F deve essere compilato in tutte le sue parti in modo corretto, indicando se il caso non sussiste o no. Delibera della verifica della quantità e qualità delle aree fabbricate da destinare a residenza, attività produttive terziarie e determinazione del prezzo di cessione. Piano triennale di contenimento della spesa. Piano dell'alienazione e valorizzazione degli immobili. Delibera di adeguamento o rideterminazione della TARSU e servizio idrico. L'eventuale programma della collaborazione autonoma di cui all'articolo 46. Il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione, prospetto analitico della spesa del personale previsto in bilancio come individuato dal comma 557, articolo 1, eccetera, eccetera, nota degli oneri stimati derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati dai contratti di finanziamento che includono un componente derivata, l'attestazione del responsabile del servizio personale relativa all'ammontare della parte fissa e delle parti variabili del fondo per la contrattazione integrativa anno 2012, anche a livello dirigenziale, con l'esatta indicazione della destinazione delle risorse e dell'allocazione degli importi delle ipotesi di bilancio, eccetera, eccetera. Quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale e produttiva. Prospetto limiti massimi di spese disponibili, trasmissione di atti e provvedimenti finalizzati al risanamento economico-finanziario dell'ente, dell'organismo e dei dipendenti, nonché delle aziende speciali di cui l'articolo 259, eccetera, eccetera. Prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento con evidenza delle quote capitale e delle quote interesse, attestazione esistenza beni connessi in comodato gratuito, attestazione del responsabile finanziario circa l'applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità. Quindi, come capite, non mi dilungo più di tanto perché, ripeto, è un argomento che poco mi attiene con la mia formazione, con le mie conoscenze, però questo sta a significare che il bilancio così esitato lo scorso 23 dicembre e trasmesso poi nel mese inoltrato di gennaio è ritornato con tutti i rilievi dal Ministero degli Interni, acclarando che praticamente il bilancio è squilibrato, ma questo lo avevano già certificato i tre commissari che gestiscono il dissesto del Comune di Caltagirone, così come, seppur in forma diversa, è stato dimostrato dall'ex sindaco, il professore Franco Pignataro, di cui abbiamo fatto un'overdose della sua presenza in televisione, ma credo che sia stata esaustiva e veritiera, perché ho avuto modo di sentire tanta gente in questi giorni, che mi rammentavano, mi segnalavano la tranquillità, la serenità e la corrispondenza dei numeri che da più parti erano stati rilevati da quest'analisi che il professore Francesco Pignataro ha fatto in questa trasmissione di lunedì scorso. Vi leggo a tal proposito un paio di SMS che sono arrivati proprio durante le repliche, almeno qualcuno. Buonasera, rimpiango Pignataro, lui sì che sapeva fare il sindaco. Rivogliamo la nostra piscina, ma questo è per un'altra cosa, poi ne parliamo dopo di questo. Ciò che mi fa rabbia, scrive un nostro telespettatore o telespettatrice, un messaggio ricevuto mercoledì alle 11:30, vabbè, durante una replica. Ciò che mi fa rabbia è l'indifferenza della gente, la mancanza di una coscienza individuale. Rende debole un popolo. Spero che il torpore che avvolge la città svanisca per fare posto ad una coscienza collettiva. Voglio urlare la mia indignazione per l'incapacità di questa amministrazione.
Piglia, sei un grande, Letizia. Questi sono alcuni dei messaggi che sono pervenuti, ce ne sono altri molto personali, devo dire, con riferimenti a situazioni anche di ognuno che sta attraversando in questa siffatta situazione che il nostro bel sindaco è riuscito a mettere in atto per la nostra bellissima città, patrimonio dell'UNESCO. Ho sentito uno spezzone di un'intervista dove lo stesso ha partecipato a Modica a proposito di un'iniziativa delle città dell'UNESCO. Ma il sindaco di Caltagirone non sa che cos'è l'UNESCO e non sa che cosa gli è stato affidato dal 70% dei cittadini di Caltagirone, una città tutto col centro storico patrimonio dell'UNESCO. Non siamo a Scicli, dove c'è soltanto una chiesa. Non siamo a Modica dove c'è soltanto una parte, non siamo a Siracusa dove c'è. Caltagirone è tutto il centro storico, è patrimonio dell'UNESCO, anche la piazza del municipio, ahimè. Ma questo lui lo sta acquisendo piano piano. Certo, quando parla di questi argomenti non dimostra assolutamente di avere conoscenza di queste cose. Sono quattro parole così messe là in bella buona mostra, nella certezza a suo pensare. Che riesce a dire delle cose concrete, non dice niente, perché non sa neanche che cosa vuol dire UNESCO, non sa neanche cosa vuol dire patrimonio dell'umanità, non ha idea, perché se solo ne avesse idea, se solo ne avesse percezione, in 2 anni non avrebbe ridotto il salotto buono del patrimonio dell'UNESCO, della città di Caltagirone, della piazza del municipio, non l'avrebbe lasciata così come è abbandonata. Questa è la realtà. Quindi potesse avere o riacquisire l'umiltà di fare il bravo commercialista, se sa farlo. Pubblicamente per i numeri del comune, quantunque avesse la delega ai fatti economici, all'inizio poi l'ha delegata ad altri, ovviamente ha dimostrato di non essere capace neanche in questo. Però voglio dire, ecco, questi sono il documento che è pervenuto al Ministero degli Interni. Sul bilancio che ha sancito che è dissestato il 2012 e il 2013. Ora non voglio fare la Cassandra, ma il 2014 siamo sulla buona strada e Dio ce ne scansi e ce ne liberi se Caltagirone dovesse rideterminare un secondo dissesto. Sarebbe catastrofico per la nostra città. E così andando avanti con questi personaggi, corriamo seriamente il rischio che la città sia dissestata per la seconda volta. Qui non hanno la percezione di niente, così come è stato dimostrato nelle tavole che il professore Pignataro ha in modo esaustivo esemplificato lunedì scorso. Questa è la realtà. Un giorno in più ancora e un giorno ancora in più di disastro a questa nostra collettività. Questo è quello che i cittadini di Caltagirone ancora non stanno comprendendo. Comunque di questo ovviamente, siccome io non sono pratico, ne ho voluto dare divulgazione della presenza di questo documento che per tanti giorni è rimasto nelle mani più o meno segretate del sindaco di Caltagirone. 60 giorni, dopodiché il Consiglio va a casa, se non saranno esaustivi questi 17 punti e se non si dimostrerà che il bilancio è riequilibrato, perché di questo si tratta. E poi resta soltanto appunto il bel sindaco con la sua bella giunta. Che ha portato la città a questo essere. Quindi nelle prossime sere vedremo un po', così come avevamo chiesto al professore Pignataro, che da bravo professore di filosofia, chissà come, riesce a leggere anche i numeri, riesce anche a capirli e bontà sua, naturale, riesce anche a spiegare bene e far comprendere chiaramente i problemi, nella fattispecie. Riguardo ai bilanci, ai numeri dell'amministrazione comunale della nostra città. Ma d'altra parte io insisto col professor Pignataro perché a lui viene imputato il dissesto del comune di Caltagirone e lui deve avere la capacità, lui o chi per lui, a difendere il suo operato e smascherare se può quello che è stato perpetrato scientificamente a tavola da quattro soloni che hanno portato la città al disastro così come oggi. Perché di questo si tratta. Per cui, così come ci siamo congedati lunedì sera col professore Pignataro,
Chiederemo a lui, così come abbiamo fatto in diretta televisiva, che avendo fra le mani questo documento, lo stesso potesse venire qui in trasmissione. Vediamo un po' quando c'è la sua disponibilità, vediamo se domani sera o lunedì sera, per farci capire bene, spiegare meglio, per entrare al di dentro di questi argomenti che credo che siano già stati anticipati dalla sua presenza, delle sue tavole lunedì, scorso qui in trasmissione. Benvenuta ad Angela Tasca della CISL, Grazie benvenuto Andrea Buonasera. Mezzogiorno, presidente del CST. Posso fare una pausa pubblicitaria così? Sì. Così Ci riprendiamo. ci vediamo subito dopo.